La verità vi farà liberi. Fake news e giornalismo di pace. E questo è il tema trattato nel giorno della celebrazione di San Francesco di Sales, il patrono dei giornalisti. Fu Pio XI a proclamare Francesco di Sales il 26 gennaio del 1923, patrono di tutti quei cattolici che, con la pubblicazione o di giornali o di altri scritti, illustrano, promuovono e difendono la cristiana dottrina. E al giorno d'oggi il Vescovo dell'Aquila interviene sul rapporto con la stampa. Come Vescovo non posso non dare il massimo rilievo, no, alla comunicazione che avviene attraverso i social, attraverso i giornali, perché le notizie che vengono messe in circolo poi influenzano il modo in cui la gente pensa e sceglie. Come poi cittadino di questa comunità avverto con grande urgenza la necessità di trovare dei punti in cui i vari professionisti dell'informazione creano il buon consenso, cioè aiutano a formare quegli atteggiamenti etici e civili che consentano convergere verso dei fini comuni. Un panorama in crisi, quello dell'editoria abruzzese, come sottolinea il presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta. La situazione di precariato, veramente di sfruttamento intensivo dei giovani, che non hanno riscontri nella storia del giornalismo italiano. Per cui la prospettiva non è ancora una prospettiva che ci lascia intravedere una luce al termine del tunnel, è ancora buio. E speravo in una, come dire, capacità di risposta anche istituzionale da parte della regione, che, così come hanno fatto altre regioni dove l'informazione accusa questi elementi di forti criticità, speravo che anche l'Abruzzo potesse dare una risposta in questo senso, però c'è stata una grossa delusione dal punto di vista della risposta istituzionale.